RuaLac è un progetto di ricerca che cerca di indagare come gli approcci open source possono in qualche modo sostenere le comunità locali, le comunità rurali. Insieme con Officine Arduino in questi 3 giorni sono stati forniti dei rudimenti per poter approcciare tutto quello che è il movimento open source hardware per l'agricoltura. Non si tratta di essere degli esperti di informatica o degli ingegneri elettronici, ma con un minimo di competenze e quindi con la passione per assemblare alcuni componenti, pensiamo che questo approccio sia un approccio che meglio risponde alle esigenze delle piccole, piccolissime a volte imprese agricole che fondano il tessuto italiano. Io sono Davide Gomba, lui è Lorenzo Romagnoli. Negli ultimi 3 giorni abbiamo fatto un workshop molto molto interessante legato all'open source hardware e all'agricoltura. È da un bel po' di anni ormai che ci sono un sacco di esperienze a livello mondiale che cercano di declinare una nuova consapevolezza nei confronti dei mezzi di produzione agricola, progetti come Open Source Ecology o come Farm Hack. Noi di Officine Arduino abbiamo cercato di declinare questo tipo di conoscenze e anche un sacco di altre cose che abbiamo sviluppato in questi anni, anche legate all'hardware genuino, alle esigenze degli agricoltori e di un sacco di giovani che sono interessati a queste conoscenze. Una delle cose su cui lavoriamo molto è quello di avvicinare la tecnologia e l'innovazione al mondo della ruralità, alla civiltà contadina. Come direbbe Stigler, riprendendo Platone, le tecnologie possono rappresentare un farmacon, cioè nell'antica Grecia questa parola indicava sia la medicina che il veleno. Quindi così come forse un certo tipo di accelerazione tecnologica ha portato delle disfunzioni da un punto di vista della sostenibilità, oggi forse unire tutto quello che il presente da un punto di vista tecnologico ci propone con qualcosa da recuperare del passato in qualche modo può aiutarci ad avere un'autonomia nel costruirci un futuro sostenibile. Abbiamo imparato come si collegano dei sensori tipo per monitorare l'umidità del terreno, azionare delle pompe dal remoto, oppure interfacciarsi con servizi internet per loggare i dati, avere lo storico dei dati su delle piattaforme web. E abbiamo anche provato a creare dei piccoli bot, quindi dei piccoli algoritmi che rispondono a dei messaggi, quindi un software di chat a cui si può chiedere la temperatura oppure si può chiedere di eseguire un particolare comando tipo aziona la pompa dell'orto oppure dimmi la temperatura del campo laggiù. Un concetto da rimarcare è che l'innovazione, così come il futuro, è sempre una scelta. E quindi l'innovazione non necessariamente significa la Green Revolution, quindi l'innovazione da un punto di vista dei fitofarmaci o degli OGM, ma al contrario l'innovazione, soprattutto l'innovazione open, può servire, può aiutare, può sostenere la miriade di biodiversità di cui l'Italia è tra i primi, diciamo, nel mondo e quindi può sostenere l'agricoltura di qualità per la sua emancipazione. Quindi crediamo che tutta questa cultura, anche tecnologica, debba non rimanere più appannaggio soltanto delle grandi multinazionali e quindi che si relazionano quindi anche con realtà dell'agroalimentare di grandi estensioni, ma che possono in qualche modo entrare nel bagaglio delle competenze di una comunità. Così come sapere come utilizzare attrezzature proprio tipiche per la cultura, oggi forse saper gestire sensoristica e culture di precisione anche per le piccole e piccolissime imprese agroalimentari può rappresentare in qualche modo un vantaggio competitivo.